Amici di Planet TV, noi seguiamo tutto il corso di Miss Montecatini, che è un concorso che viene fatto solo e esclusivamente a Montecatini. Sono le migliori locali, questa volta siamo al mini golf di Montecatini, dove verrà eletta proprio la Miss Montecatini. Mini golf che non è solo golf, ma c'è anche una ristorazione e tutto il resto. Andiamo. Siamo al backstage del concorso Miss Montecatini, il dietro le quinte, quello che non si vede, noi ve lo facciamo vedere, eccolo qua. Ciao, sono la numero 1, mi chiamo Clarissa Razzane, la mia possibilità di vincere da 1 a 10 è 8. Ciao, sono Giorgia Ganta, sono la numero 2 e la mia possibilità di vincere è 1. Ciao, sono Martina Papandrea, la mia possibilità di vincere è 6. Buonasera, sono Martina Orelli, ho il numero 11, anche se adesso non l'ho addosso. Vengo da Vinci e studio ragioneria e indirizzo informatico. Devo dire che la mia possibilità di vincere di questa sera è assolutamente arriverò prima, visto che sono la più bella. Sto scherzando. Non lo so, ci sono davvero tante belle ragazze, quindi spero sia la giuria a decidere la mia possibilità di vincere. Ciao! Buonasera a tutti, io sono Matilda e sono la numero 15, vengo da Montecatini Terme e vai. E la mia probabilità di vincere da 1 a 10 è 5. Vai. Ciao, sono Nicole, sono di Montecatini, ho 16 anni e faccio studio ragioneria, sono il numero 6 quindi e la mia probabilità di vincere penso sia 7,5, boh, non lo so. Lei? Ciao, sono Martina, ho 18 anni e studio moda, sono il numero 5 e la mia probabilità di vincere è 7. Ciao, sono Cristiana, la mia probabilità di vincere è pari a 0 perché non partecipo. Ciao, sono il numero... No, ciao. Ciao. Devi dire ciao, come sono... Si dice, non sono abituato a fare... Scusa, devi dire ciao, okay. Sono nome e cognome, esatto. Nome e cognome. Sono Francesca. Francesca. Come ti chiami? Alessio. Alessio, la tua probabilità di vincere è da 1 a 10? 0, se c'è lo 0, no, è da 1 a 10 1 allora. Perché... Il tuo ruolo qua invece? È parrucchiere. Parrucchiere. Ciao, sono Elisa Pagano, sono di Pistoia, ho il numero 9 e sono la più vecchia e la mia probabilità di vincere, ma non lo so, rimango bassa, 5 vai. Ora, mi chiamo Chiara Gencarelli, ho il numero 4. E la mia probabilità di vincere da 1 a 10 è 4. Ciao, sono Martina Tita, sono la numero 3 e è già la seconda di Miss Montecatini che fa e partecipo anche perché mi diverto un casino. Possibilità di vincere sono a 3. Senta, ma la sua probabilità di vincere da 1 a 10 quant'è? È 0. Ma che è 0? Ma sei la più bella. È la più bella. Siete le... Siamo nei negoziati di Bijou e non solo a Monsumano Terme. Date l'abbigliamento, insomma, sì, per fare la sfilata. Sì. Complimenti. Grazie. Mi chiamo Valeria Passaracqua, ho 18 anni e sono di Montecatini. E porti il numero? 13. Numero 13. E la tua probabilità di vincere? Da 1 a 10? 6. 6? 6. Allora,
siamo in piena estate, siamo in sera, le notti estive. Questo meraviglioso parco. Questo è un polmone verde di Montecatini. Montecatini, polmone verde di Montecatini. Polmone verde perché è la famosa collina delle Panteraie, dove è sito anche il locale da ballo storico, il Lido delle Panteraie. È un parco naturale, protetto, di proprietà termale. E qui siamo proprio alla base, sulla strada, e qui tutto il fresco serale, poi si scende giù e diciamo si comincia a respirare. E si sta bene, si sta bene. È bello, oltretutto anche perché c'è un corredo d'assistenza per i clienti meraviglioso. Ah, è bello. Allora, questa sera c'è anche un evento, perché questo sarebbe un mini golf, sarebbe, no? Nasce come mini golf, è poi è stato diciamo ampliato la zona del prato con una pizzeria e una piccola ristorazione. E poi ci sono degli eventi specifici come stasera, sia musicali o di intrattenimento, che questa è la seconda fase di Miss Montecatini, sì, la seconda graduatoria per poi arrivare alla finale a settembre. A settembre, che tutto si svolge a Montecatini, sì, soltanto nei migliori locali, quindi questo è uno dei migliori locali. Siete una società voi, siete un'associazione? Sì, 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 è una società, la proprietà società è nostra, sì. Siamo io e mio nipote, esatto. Il nipote si chiama di cognome, nipote? Pazzini. Pazzini, che è il fratello di Giampaolo. Giampaolo, il calciatore. C'era ieri, c'era chi non volevo ieri dire, non volevo dire una cosa, che il giocatore dell'Inter era della Fiorentina, ora dell'Inter. Prima Sampdoria e ora Sampdoria, io non ricordo la Fiorentina, scusa, siamo qua in Toscana, no? Sì, 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 sì. Lui nasce ad Atalanta però, nato nasce qui. Atalanta, però lui è? Montecatinese. Montecatinese, in toscano e quindi... Ma l'altro si sposa, domani partiamo tutti per il matrimonio a Como. E poi si sposa. Si sposa, sì. E poi c'è qui il fratello che è completamente diverso da lui. Sì, diciamo ha più fatto ciccioso, più ciccioso. Il trainer suo è uno chef, più che altro. Questo personaggio di Montecatini che sta dando vita a Montecatini. Si cerca di lanciare questo locale con l'aiuto del pubblico e sperare di passare delle bellissime serate con aperitivi e serate con musica dal vivo. Siete tutti invitati. E tuo fratello ogni tanto viene, perché fratello si chiama Pazzini, è calciatore, ma tu eri tifoso della Fiorentina, poi della Sampdoria, poi dell'Inter. Cambi tifo o c'hai sempre un... Devo cambiare tifo perché il cuore mi porta dietro alle maglie che indossa lui. Ci assomigli, eh? Sì. Hai sorriso, assomigli, ma tu giochi a calcio? Giocavo a calcio, poi l'unica cosa che invidia al mio fratello è l'età. Anche fisico forse. E 25 kg che ho in più. Grande Federico, qui è una grande festa, quando venite qua nelle via delle Panteraie, Viale Bustichini, Parco le Panteraie. Parco le Panteraie, c'è questo posto che è veramente bello. Qui vi parliamo dalla seconda selezione di Miss Montecatini. Allora, io sono Vito Perillo, uno degli organizzatori.
E in ogni concorso normalmente sono sempre delle belle ragazze. Belle ragazze cosa comporta? Sempre dei mosconi intorno, e noi per questo ci siamo organizzati. Abbiamo qui uno dei bodyguard che cura il servizio sicurezza delle nostre miss. Ecco, a voi presento Lorenzo, che tra l'altro è anche candidato alle prossime selezioni di Mister Montecatini, che partirà dopo la fine di Miss Montecatini. Quindi, signore, preparatevi a votare i nostri fustacchioni. Allora, intanto sentiamo com'è questo lavoro di bodyguard. Lavoro molto impegnativo, molti ragazzi si avvicinano alle miss, quindi è compito mio difenderle da aggressioni, richieste di numeri di telefono, contatti di Facebook, eccetera. Ecco, quindi avete conosciuto uno dei tanti personaggi che ruota intorno a Miss Montecatini. Alla prossima puntata ancora degli altri personaggi. Attrici fiorentine, abbiamo trovato Tiziana Caserta, di cognome non tanto, però ma però sono di San Frediano, San Frediano e spiego agli amici di Italia, San Frediano è un quartiere di Firenze molto famoso, molto fiorentino. Allora, Tiziana c'ha una storia, ha scritto anche dei libri, sì. Ha fatto cabaret, ha fatto cinema, ha fatto teatro, ha fatto un sacco di cose. Ho fatto troppo. Voglio ricordare in questo momento il mio capo comico Giovanni Nannini, ecco. Grande Giovanni Nannini. Ora cosa sta facendo? Allora, ora ho messo su una scuola a Firenze, sì, per modelli, fotomodelli, indossatori. Perché lei voleva fare la modella, sì, e la fotomodella. Però non ho mai avuto né il fisico, allora, né l'altezza. E allora non ho nemmeno più l'età, allora mi sono fatta la scuola, ecco. Allora, Tiziana, è stata una gioia. Grande Marco, grande. Per problemi di noi donne che abbiamo con voi uomini. Pure. Certo, nel mio libro ci sono consigli, ricette per conquistare gli uomini e farsi fare complimenti. Infatti, gli unici complimenti mi faceva sempre il mio lui erano: Tiziana, con te ogni volta è come la prima volta. Faremo mai progressi? Madonna, io gli rispondevo, ci mancherebbe altro. Che gli dissi: vedi tesoro, con te ho passato i giorni più belli della mia vita. Fortunatamente per le notti mi ero organizzata diversamente. Innanzitutto Federico che ci ha ospitato, e vorrei un applauso da parte di tutti quanti, e soprattutto vorrei chiamare colui che 5 anni fa ci ha dato il coraggio e la possibilità di iniziare questo concorso, il signor Alberto Lapenna, nostro ex sindaco di Montecatini. Io battezzai la prima volta 5 anni fa questo premio con Matteo ed altri ragazzi che collaboravano con lui, e quindi sono orgoglioso di aver dato il là a questa iniziativa. È un localino che deve ripartire come deve ripartire tutto questo paese, che è meraviglioso. Montecatini se lo merita e mi auguro che ci sia. Grazie di cuore e buon Miss Montecatini. Viva Montecatini!
Lui chi è? Lui chi è? Il vincitore! Lui chi è? Lui chi è? Se è difficile farlo con me, mandalo!